Ciao, dunque, video sui sì, sugli ultimi prodotti acquistati di recente. Allora, dunque, partiamo dagli smalti. Allora, abbiamo questo di Essence. Uno degli ultimi usciti Effect Nail Polish. Qui non c'è scritto l'etichetta che copre, comunque quello effetto dovrebbe essere effetto jeans, una cosa del genere. Infatti blu jeans con dei piccolissimi glitter argentati, però sulle unghie fa praticamente l'effetto sabbiato. Quindi rimane ruvida l'unghia, non è che mi faccia impazzire. Mi piaceva il colore, volevo provarlo, però niente di che. Poi, in un giornale, ora non mi ricordo quale, tu stai forse, a 1 euro se non sbaglio, c'erano gli smalti Debby, qualche settimana fa, un mese fa. Ho preso questo color Bordeaux. Sì, Bordeaux, carino, perché è un colore che non solitamente non amo comprare, però per non avere sempre tutti i colori sgargianti, per una di Pupa invece, questi erano scontati a 2,50, 2,90, non mi ricordo. Una nuova sta linea Underwater smalto effetto speciale. Questo è lo 004. Quello di Debby è il Colorplay 212. Questo di Pupa è lo 004 e praticamente è sono glitter a base argento con glitter più grossi blu e forse anche neri, anche sì, neri, azzurri. È carino, però non lo so, mi aspettavo non lo so, mi aspettavo qualcosa di diverso, non lo so, vabbè. Ho visto glitter così. Allora, poi di Essence, queste le ho fatte vedere nel video sulle matite occhi preferite, le matite occhi. La nuova Long Lasting Berry Mary, quindi l'ho già fatta vedere in quell'altro, e questa la gel eye pencil nel colore petrolio. E questa ripeto, non mi piace perché è poco pigmentata. L'ho messa l'altro giorno come eyeliner e non mi piace. Poi finalmente ho trovato di Essence uno dei rossetti, diciamo, nuovi, tra virgolette. Ormai sono in circolazione, credo, dallo scorso autunno. Il numero 07 Natural Beauty, che cercavo da mesi e non trovavo mai, ed è questo colore qui. È un rosa tendente al malva, ma risulta molto naturale sulle labbra, è molto carino, mi piace assai. Poi di una delle ultime collezioni, la Cookies and Cream, ho trovato le perle illuminanti, un prodotto che appena ho visto mi ha affascinata. Vabbè, c'è questa spugnetta inutile e poi ci sono le perle che sono tanto tanto carine. Beh, adesso qui non si vedrà niente, non sono pacchiane, non sono caramelle, non le lasciate in giro con alla disposizione di bambini o animali. Quindi pagate boh, 4 qualcosa, non mi ricordo, vabbè, e niente,
una volta ho trovato una cosina in edizione limitata che mi interessava, perché solitamente le edizioni limitate di Essence vanno a ruba. Poi l'altro giorno con il coupon di Pupa ho preso uno dei nuovi rossetti, gli I'm Pupa. In realtà ne volevo prendere due, allora, il colore è questo, è no, è il numero 403, questo qui. È un rosa molto naturale, mi piace tantissimo. Ero indecisa tra questo e il fucsia, il numero 405 mi pare che era, fucsia sparafisciato bellissimo, ed ero tentata di prendere quello, però mi ricordava un po' un fucsia che ho. Sono stata quasi un'ora in negozio lì a guardarmi, sono sbocciata tutti i rossetti, quasi tutti i rossetti, soprattutto i rosa tutti, la categoria di rosa tutti, rosa fucsia. Poi dopo ho cominciato a togliere, togliere con la salvietta e sono rimasti questi due qui, questo e il fucsia. Ho detto quale prendo, ho cominciato a pensare, questo magari lo metto di più, però quello lì è particolare. Allora, alla fine ho optato per quello più banale. È bello perché è bello. Poi ho fatto un ordine da Neve Cosmetics perché avevo bisogno del fondo minerale. Siccome in estate uso praticamente solo il fondotinta minerale, e ne ho approfittato per prendere due cosine della nuova collezione. Allora, questa che è uscita qualche mese fa ormai, una delle matite pastello, e questa è Amore, un altro rosa. Ultimamente sono un po' fissata col rosa, questo, che è praticamente un rosa labbra, un po' più scuro, diciamo. È molto carino, l'ho messa l'altro giorno e è più confortevole di quella che avevo preso a dicembre, e quindi penso che abbiano cambiato qualcosa nella fondazione, non so. Allora, i fondotinta in questione di cui parlavo prima sono questi: il light neutral e il medium neutral. Allora, perché il light è molto chiaro, il medium è molto scuro, insieme sono perfetti. Ho già provato questa combinazione la scorsa estate e andava bene. Allora, come alcuni avranno notato, Neve ha cambiato le jar delle mini taglie. Il problema è, anzi, i problemi sono due. Uno è che non si chiude benissimo. Io ho 5 mini taglie nuove, non si chiudono benissimo come quelle vecchie. Sono molto piccole rispetto a quelle di prima. Prendo una di quelle di prima, se riesco. Questa è una mini taglia. Io non so se dicevo. Allora, ho ordinato oltre ai due fondotinta tre prodotti della nuova collezione che non mi azzardo a nominare assolutamente. Quello è ispirato al Messico. Ho anche messo le foto sul blog. E il problema qual è? Cioè, non è un problema, però insomma, mi scoccio un pochino che prima, anche se ordinavo le mini taglie delle collezioni, delle nuove collezioni, arrivavano col packaging studiato apposta per la collezione, invece ora hanno tutti i packaging standard, diciamo. Sono rimasto un pochino male, che ho visto che c'era tutta il coperchietto azzurro con tutte le, vabbè, pazienza. Allora, ho preso il blush, ho pagato tutto io, ho preso tutto io, ecco, il blush Maya, che è quello rosa chiaro.
Carino. Allora, questo. Vabbè, qui ci ho messo proprio una puntina. Vabbè, comunque ci sono le foto sul blog. Poi devo mettere anche le foto che ho fatto io. Poi ho preso i due ombretti che appena ho visto. Questi li devo prendere. Peyote e Rituale. Allora, Peyote è particolarissimo. Perché è un. Praticamente un verde. Questo su base scura deve essere una meraviglia, qui non si vede, comunque come ripeto metterò poi tutte le foto sul blog, ci sono anche, ho fatto le foto da asciutti, da bagnati, con le flash, senza flash, ecco. Questo è bellissimo e poi il rituale è quello viola, che è un bel viola. Adesso ne ho preso poco. Questo. Vabbè, qui ne ho preso poco. Comunque. E poi avevo chiesto in omaggio un ombretto e mi hanno mandato i campioncini di creme. Vabbè, l'altra volta mi hanno mandato l'ombretto, ma l'ho chiesto per il semplice fatto che in passato mi hanno mandato sì degli omaggi, ma di prodotti che già avevo e la cosa mi era un po' dispiaciuta perché insomma, vabbè, ci sono tutte le loro cartoline, questa dice appunto la nuova collezione, la Quetzalcoatl, sì. Mi hanno mandato, dicevo, tre campioncini delle loro creme. Due di crema esotica e uno di crema sublime. Allora, devo dire che comunque sono curiosa di provarle perché sono creme naturali. E non le ho ancora aperte appunto per farvele vedere. Proveremo. Allora, la esotica è quella per le pelli secche e mature. E la sublime è quella per le pelli delicate e sensibili. Poi so che ne hanno una terza. Niente, le proverò. Vediamo. E nulla, questi sono i prodotti. Quindi per adesso basta. Nulla. Vi saluto e ci vediamo prossimamente. Ciao ciao!